L'Italia è leader mondiale nella produzione di metalli, anche nella rubinetteria con il 15% dell'export mondiale, nelle piastrelle che produciamo da oltre 2000 anni con 600 imprese nel settore, nella gomma e nella plastica, definiti top sector nella crescita mondiale. Inoltre siamo leader fin dal Medioevo nella produzione di occhiali, made in Italy, dove abbiamo battuto ogni record. Siamo anche leader nei beni di lusso, con gioielli e orologi. Per non parlare dell'industria alimentare, dove non temiamo confronti. Abbiamo prodotti di eccellenza come la pasta, il prosciutto, i formaggi, tantissimi altri prodotti che tutto il mondo ci imita. Tutto il nostro territorio è pieno infatti di DOC, DOP, IGP, eccetera, eccetera. Siamo leader anche nell'industria vinicola, siamo leader nella moda e nell'industria della calzatura. Non dimentichiamo poi il cinema, con gente come Fellini, Zeffirelli, De Sica. Da sempre Hollywood ce li ha invidiati. Non voglio poi dimenticare la musica, che è veramente patrimonio nazionale ed è apprezzata in tutto il mondo, probabilmente molto più che in patria. Voglio citare anche l'industria automobilistica. Pensate che solo la Ferrari ha contabilizzato 3 miliardi di ricavi con solo 7.000 auto vendute. Altri nomi? Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, sempre stile italiano. Inoltre, non dimentichiamo di essere la patria delle spiagge e delle terme, con 7.800 km di costa, la più vasta d'Europa. L'elenco è praticamente infinito. Non voglio fermarmi qui. Non voglio polemiche, non voglio creare schieramenti. Voglio solo aggiungere che sento spesso criticare questo paese, sia dagli italiani che dai non italiani. Alla fine la nostra patria è da una parte odiata e dall'altra amata ed invidiata, è innegabile. La critica di certo, quando non è distruttiva, può essere molto costruttiva, ma in ogni caso non bisogna mai dimenticare chi siamo e soprattutto quali sono le nostre eccellenze. Forse è proprio da lì che dobbiamo ripartire. In bocca al lupo, italiani.